Nell'attesa che si completino i lavori allo Stadio Mazzella arriva una bella notizia grazie a un'operazione sinergica. Quantomeno si torna a giocare sull'isola ed è già un risultato significativo e soprattutto niente affatto scontato. Sì, una bella notizia per la comunità isolana, per la comunità soprattutto sportiva, perché era da tempo che richiedeva appunto di giocare sull'isola. Abbiamo disputato un'unica partita di campionato a Casalnuovo, dove dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione Casalnuovo che si è messa a disposizione, ma con lo stesso tenore ringraziamo il sindaco di Forio Staniverde che insieme alla squadra, insieme quindi alla sua amministrazione, ha dato la disponibilità del comune di Forio per la struttura sportiva, quindi del campo dove si giocherà domenica. Quindi è un grande risultato per l'Ischia e poi in attesa che finiranno i lavori, dove stanno andando ho visto proprio stamattina fortemente avanti, quindi riteniamo che appena ci saranno tutti i crismi nel finire i lavori ritorneremo appunto nel nostro campo con un campo di qualità che potrà appunto ospitare anche la Serie A, che sarà appunto l'augurio che noi facciamo all'Ischia, a Pino Taglialatela, a Lello Carlino e tutti i soci che fanno parte e che ruotano intorno all'Ischia Calcio. Perché questa sottolineatura va fatta, in molti hanno dimenticato che poi questi lavori, al netto per carità di qualche defiance che c'è stata e che nessuno nega, hanno avuto tempi un po' più lunghi anche per adeguare poi il terreno di gioco a una squadra che magari un domani disputerà categorie superiori, altrimenti tipo con l'Ischia in Serie C avremmo dovuto cominciare punto e a capo. È un aspetto che forse è stato sottolineato poco. Io penso che la cosa più importante è che noi abbiamo guardato al futuro, perché quando si fa un investimento dobbiamo pensare che le future generazioni ci potranno portare in una categoria superiore, quindi essere limitati ad avere un campo che poteva giocare solo in Serie D e non nelle serie superiori sicuramente ci avrebbe condizionati. Quindi abbiamo ritenuto di aspettare qualche settimana, ma non tanto rispetto ai tempi preventivati, quindi abbiamo avuto il nulla osta per avere un campo per le serie decente e per le categorie superiori, e quindi siamo soddisfatti del lavoro e siamo soddisfatti anche perché riteniamo che Ischia merita categorie superiori, merita di avere una società forte e consolidata, e penso che comunque l'amministrazione sta dando grande slancio e grande vicinanza alla squadra, cosa che in precedenza non c'era.